Allora, ora vi insegno come si fa una campagna eretto orale Love Cost. Munirci di un secchio. Questa è soda caustica. Evitare il contatto con le mani perché può essere deleteria alla pelle. Si mette una parte di soda caustica. 7 parti di farina. 1, 2, 6 e 7. Rimettere tutto a posto. E adesso si procede con l'acqua. Così l'acqua scendendo comincia a dare la prima mescolatura. Mi senti, Dorothy? Te sento. Perfetto. E quanto ne metti di acqua? Allora, queste sono delle dosi per circa 14 litri di acqua. Munirsi di un mestolo. Questo è un mestolo Love Cost. E girare. Un po' come si fa con la polenta, no? Segui l'operazione, Dorothy. Vedrai che fra un po' dovrebbe cominciare a fare delle bollicine. Munitevi di un rullo per spalmare la colla sul manifesto. Si comincia a lavorare, andiamo ragazzi. Questo è un vecchio contenitore per mettere i vestiti usati per i poveri, quindi non facciamo nessun atto incivile, però possiamo fare la nostra campagna elettorale senza deturpare la città. Si prende il rullo, altra botta sopra. Ah, sopra di nuovo? Sì, è meglio. Anche perché bisogna stendere bene la superficie. E il primo è fatto. La mano in su, tipo bella fratè, la maglia con scritto Tor bella monaca, con 3 strisce di cocaina, le orecchie, vabbè, il cappellino, gli occhiali. È perché in qualche maniera mi devo distinguere, no? Perché se tu in mezzo a un gregge di pecore, no? Perché dei pecore stiamo a parlare, no? Se te vuoi distinguere, la pecora deve essere nera in mezzo al gregge. E quindi io apposta, propositatamente ho fatto. E poi può essere pure una polemica, no? Perché poi questi si presentano tutti belli, incravattati, pomatati, col capello corto. E poi abbiamo visto poi alla fine chi sono. Una persona vera per un vero cambiamento. Hai visto? Tu ti candidi come consigliere, no? Ci proviamo. Probabilmente non ci riuscirò, però che libidine leva un po' di voti a qualche professionista dalla politica. Mi diverte proprio fa. Sono l'ultimo dei moicani, mi diverte fa la guerra con la mazzafiunna contro i carammati. Non vinco, ma se vinco che libidine. Per un vero cambiamento in che senso? Già ascoltare le esigenze della gente già sarebbe tanto, eh? Ascoltare le stacce in mezzo, perché se non stai in mezzo alla gente come fai a capire i problemi della gente? Cioè, io penso che la gente si è pure un po' rotta i coglioni questi politici che fanno il giro di salotti televisivi a sindacare su tutto, a dire quello che è bene e quello che è male.
con le chiappe flaccide comodamente appoggiate sulle poltrone di studi televisivi. Il problema è riuscire a mantenere la stessa grinta e la stessa voglia di fare anche nella buona ipotesi che sei eletto, ma purtroppo alla veneranda età di 53 anni ho visto che questi politici, una volta che sono eletti, quando ti incontrano fanno finta pure che non te conoscono. E perché tu invece sarai diverso? Perché io innanzitutto devo piacere a me stesso. Io sono molto innamorato di me stesso. Cioè io mi piaccio proprio. E siccome voglio continuare a piacere, cambiare me stesso significherebbe tradire me stesso. Sarei un coglione, no? Alfio, pensaci te. Allora, segui l'operazione, sì, dimmi te che devo fare. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Metti la colla. Vado. Perché dalla gente più grande c'è sempre da imparare. Questo è un messaggio che vorrei mandare ai giovani. Dimmi, sì. Metti la colla del manifesto. Va bene così, sì? Basta. Lo faccio, Vai Dorothy, vai, guarda, qui scatta il professionista, Tu sei più alto, questo perché vuoi mettere più basso, no? E ti rimane il rotolo. La classe non è acqua, E qui ci stanno anni di mestiere. Bravo. Anzi, come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, sei veramente una bella persona. Sì. Grazie, Giuseppe. Ma dammi che mi aspetta il muglio, se no sei preoccupato. Ma com'è? Poi dice che l'Italia va male, guarda che facce brutte che si candidano. Fascia dalle stofante. Wow! Guarda, attappezzato tutto il quinto municipio. Oh.